Conferenza stampa, mai più fascismi, anche l'UISP presente con Vincenzo Manco. Perché questa presenza, Manco? La UISP insieme ad altre 22 organizzazioni tra partiti, sindacati e associazionismo di cittadinanza attiva ha deciso di aderire, quindi di lanciare questo appello mai più fascismi perché noi vogliamo celebrare al meglio i 70 anni della nostra storia. Noi nasciamo dalla lotta di liberazione, siamo un'associazione che quotidianamente vuole affermare i valori della convivenza, della libertà, dell'inclusione e del diritto di tutti alla pratica sportiva. Noi siamo stati un'associazione che ha ricostruito fisicamente e moralmente il paese. Un'associazione come la nostra vuole rispondere a questo appello adoperandosi nella raccolta delle firme, ma altrettanto essendo presente nei luoghi dell'impiantistica sportiva tradizionale, riprendendosi e riappropriandosi delle piazze con la nostra proposta sportiva, una proposta sportiva che ha sempre affermato la libertà di ogni cittadino e il diritto non solo a fare sport, ma di essere cittadino a pieno titolo di questo paese. Ecco appunto sport, oggi era presente il sindacato, l'ANPI, altre associazioni. Come si fa sport e in qualche modo si rilanciano i valori dell'antifascismo oggi? Lo si fa immaginando che le diversità, quindi i nuovi cittadini che per esempio intrecciano la nostra proposta sportiva o la proposta sportiva del paese, che frequentano non solo le nostre scuole, ma anche appunto l'impiantistica sportiva tradizionale o i luoghi in cui ormai il gioco, lo sport, la cultura del movimento si esprime, la WISP è lì presente per dire che attraverso lo sport noi possiamo immaginare una società che è stata non solo immaginata, ma trascritta nella nostra Costituzione dai padri costituenti. Quindi una società appunto di uguali, una società di uomini e donne libere e attraverso lo sport spesso e volentieri non soltanto nella logica dei principi olimpici, ma nella nostra presenza quotidiana e nel nostro valore sociale, come WISP, con le nostre società sportive, con i nostri volontari. Quotidianamente noi questo lo facciamo. Si può realizzare e continueremo a farlo. Lo abbiamo fatto per 70 anni, lo rilanceremo per altrettanti.